Attenzione. Allora, innanzitutto vi dico che ci hanno dato il permesso di fare un percorso lungo il centro, quindi di non stare qui ma poterci scaldare un po', che penso vada bene a tutti. E quindi faremo un percorso che parte da qui, va in Piazza dei Martiri, resterà dalla parte dei Giardini, Porta d'Oiona, Piazza delle Erbe e poi torniamo qui. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, vi leggo il testo che abbiamo preparato. Mi sento leggermente, vabbè. No, vi leggo il testo che abbiamo condiviso e abbiamo preparato per esprimere la nostra presenza qui, per l'appunto questa sera. Allora, beh, innanzitutto buonasera e grazie a tutti voi di essere venuti di persona, perché siamo un po' tutti abituati a cliccare ma a non muovere le nostre gambe. Questa è una cosa importante e lo sarà sempre di più. L'iniziativa di questa sera nasce dalla necessità che in tanti abbiamo sentito di dare una risposta pubblica all'ordinanza del sindaco. Per questo abbiamo scelto di venire qui a Palazzo Rosso per dire molto chiaramente e civilmente che non accettiamo questa ordinanza per l'idea di città che rappresenta. Vogliamo subito chiarire che non c'entriamo con gli aspetti commerciali di questa vicenda, non siamo qui per fare un discorso da baristi o da clienti, noi siamo qui perché siamo cittadini che condividono un'idea, l'idea che Belluno deve essere una città aperta e vitale. Viviamo in una città particolare dove non è semplice costruire e far vivere eventi, momenti di incontro e cultura. Una città dove, nonostante tutto, c'è un numero incredibile di esperienze e proposte, tanto che gran parte degli eventi della nostra città sono auto-organizzati, autoprodotti, autopubblicizzati e spesso anche autofinanziati. Questa ordinanza renderà ancora più difficile, se non impossibile, tutto questo. Siamo pienamente consapevoli del fatto che alcuni dei locali possono aver esagerato, che anche i residenti del centro hanno le loro ragioni, ma siamo sicuri che esistano modi migliori per gestire una città come la nostra, più propositivi e non repressivi. In momenti di difficoltà sociale come questi, riteniamo siano altre le questioni d'urgenza che meritano attenzione, ma di fronte a scelte come queste siamo determinati nel difendere la nostra idea di città. Un luogo chiuso tra le montagne ma aperto a tutti gli stimoli che lo attraversano. Per questo abbiamo deciso di essere qui in piazza con una semplice fiaccolata silenziosa per chiedere al sindaco di ritirare l'ordinanza. Se non lo farà, se confermerà la sua visione cieca e limitante di Belluno, noi continueremo a portare avanti insieme iniziative concrete e propositive. La nostra idea di città, di una Belluno viva e libera di esprimersi, di incontrarsi. I sindaci cambiano, noi no. Bravo! Allora adesso ci incamminiamo in modo ordinato e silenzioso, molto silenzioso, e poi ci ritroviamo qua per... poi andiamo a bere qualcosa, no? E che la gente prende l'umido. Ah sì, prendete l'umido.